Ok, dobbiamo raggiungere la casa di Annetta. Ma che ho fatto? Perdonatemi, vi prego. E se non ci metto il segnale, magari. Domando scusa. Anche io non ce la metto. A tutti i mercanti che operano entro le mura. Certo, bravo Ezio, bravo, proprio bravo. Eccoci arrivati alla rosa in fiore. Ovviamente l'ingresso è sul davanti, no? Bravo, bravo Adri, bravo. Mi sorprendi sempre. Non sono che una pulce, non valgo un secondo del vostro tempo. Ecco, bravo, allora stai zitto. Forse abbiamo sbagliato casa. No. No, è quella giusta. È un piacere fare la vostra conoscenza, messer Ezio. Annetta parla molto... Che topona. Ora capisco perché. Apprezzo le vostre cortesi parole, madonna. Ti prego, chiamami Paola. Grazie per l'asilo offerto alla mia... È chiara. Era il minimo che potessi fare. Devi essere stanco. Magari vuoi... No, grazie. Ecco, bravo. Dove vuoi andare? A uccidere Umberto Alberti. Comprendo il tuo desiderio di vendetta, ma il gonfaloniere è un uomo potente. Colta la donna, eh? Tu non sei un sicario, Ezio. Risparmiami la predica. Ma posso far sì che lo diventi. E perché dovresti insegnarmi a uccidere? No, no. Io ti insegnerò a sopravvivere. Vieni. Come puoi rifiutare, vero? La chiave del mio mestiere. Dobbiamo aggirarci liberamente per le strade, viste ma non viste. Anche tu devi imparare a confonderti come loro tra la folla. Le mie ragazze ti spiegheranno come. Ok. Ci prenderemo cura noi di te. E che fai, rifiuti? Te ne privi? No, che non te ne privi. Buongiorno, che coincidenza. Ok, praticamente c'è da sperare che questi uomini formino questi gruppi in modo che tu possa passare accanto alle guardie senza farti vedere. Buongiorno. Ok. Non premete X che se no può succedere il patatrack per davvero. Oh, buongiorno. Facciamo una piccola sosta qui, poi torniamo da questi monaci. Ok, sono tornati indietro. Dove si trovano campe siffatte? A Milano? E poi devi anche raggiungere. Oh, bravo. Ci siamo intesi. Luce distanza dal bersaglio. Ma il bersaglio si muovesse. Ecco, non ho più gruppi per tornare su adesso. Ehi, chi è quello là? Dove ho già visto quell'uomo? Ma che cosa vagamente? Dove ho visto quel c'è? Fammi andare qui. Se ne ricorda qualcuno. Grazie Paola.
che giri per dietro, mi salvi la vita. Ok, dovrebbe essere qua, a destra, giusto? No. Ah, scusate, essere anche per me. E qua è abbastanza facile intrufolarsi. Eccoci qui. Sei sparita, aiuto! Beh, ora che hai appreso a passare inosservato, ti mostrerò come servirtene per far di più che spostarti. Ti insegneremo a rubare. L'ho già appreso abbastanza. Al ladro! Al ladro! Dopo che hai derubato qualcuno, non devi indugiare. Aiuto! Qualcuno lo fermi! Oh, se l'ho dimenticata. Fa attenzione, devi allontanarti subito dopo il borseggio. Ok. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei. Va bene. Ok. Direi che è sopravvivenza. È tranquillamente fatta. Dovrebbe esserci adesso rimuovere il ricercato, giusto? Potete andare, ragazzi. Dobbiamo proprio. È così carino da mangiarlo. Addirittura. Ad avvicinarti al nemico, dobbiamo trovarti un'arma adatta. Quale mi consigli di usare? Ah, ma tu conosci già la risposta. Ehi! La lama e la polsiera di mio padre. Come le hai avute? Con le stesse abilità che ti ho. Che stronza. Non è proprio in condizioni perfette. Immagino che tu conosca Leonardo da Vinci. Sì, ma che c'entra un pittore con tutto questo? Non è solo un pittore. Portagli i pezzi e vedrai. Prima di andare, un'ultima domanda, se posso. Perché sei stata così pronta ad aiutare me? Uno sconosciuto. Anch'io conosco il tradimento. Ai. L'hanno bruciata con l'acido. Forza. Che dritti alla bottega di Leonardo senza pensarci su due volte? Anche perché vi vorrei ricordare che siamo maledettamente disarmati. Appunto. Quindi diciamo che c'è da risolvere questa situazione il prima possibile. E intanto magari una lama celata non farebbe schifo veramente a nessuno. Perché mi fai passare di qua? Sei proprio stronzo, eh. Ora è indisponibile. Non è che ci sto andando, mi ci sto avvicinando, è diverso. È stato posto all'attenzione della signoria. Tua madre e tua zia. Ho voglia di ghiacciolo all'arancia, non so perché. Cioè, intanto mi prendono queste cose che non hanno veramente senso. Prezzi così bassi che non... Comunque, eccoci di nuovo qua, alla bottega di Leonardo. Ah, zio auditore. Non mi aspettavo certo di rivederti dopo tutto quello che è successo. Ah, perdona i miei modi. Bentornato. Bene, che posso fare per te? Speravo che... Schifo. ...ripararmi una cosa. Ma certo! Vieni, di qua. Ah, che confusione. Qui non si trova mai nulla. Lasciami fare un po' di spazio. Va bene, vediamo. Affascinante. Non saprei, Ezio. Nonostante gli anni, la meccanica è piuttosto avanzata. Non ho mai visto una cosa simile. Temo di non poter far molto senza i progetti originali. Mi dispiace. Aspetta un istante.
Che stai facendo? Il contenuto di questa pagina è cifrato. Ma se la mia teoria è corretta, in base a questi schizzi potrebbe benissimo... nascere un bambino. Ops. Leonardo... scritto da Altair, tra l'altro. Se trasponiamo le lettere e ne scegliamo una ogni tre... Fatto. L'ho finita. Finita cosa? La lama. Sono riuscito a decifrare la tua pergamena. Mi ha indicato esattamente cosa fare. Ora non rimane altro che tagliarti l'anulare. Veramente? Mi duole, ma è così che deve essere fatto. La lama è pensata per garantire la dedizione di chiunque se ne serva. Ai. Bene. Falla svelta. Stavo solo scherzando, Ezio. Anche se un tempo la lama richiedeva un sacrificio, è stata modificata. Puoi tenerti il dito. Altair, infatti, credo che gli fu mozzato. Raga, e si è piantato il gioco? Incredibile. Ah, ok. Dimmi. Devo premere il tastino. Mi spiace, ma è l'unica. Senti, se... No, ne abbiamo raccattate altre. Ti prego, portala qui. Hai la mia parola. E grazie per avermela aggiustata. Per ordine della Guardia Fiorentina, aprite la porta! Solo un momento. Aspetta qui. Sei tu, Leonardo da Vinci? Sì, come posso servirvi? Voglio che tu risponda a qualche domanda. Certamente. E adesso? Qual è il problema? L'ha ucciso? Simone afferma di averti visto frequentare un nemico della città. Cosa? Io frequentare? È assurdo. Quando è l'ultima volta che hai visto o parlato con Ezio Auditore? Chi? Non fare finto tonto. Sappiamo che eri amico della famiglia. Forse questo aiuterà a schiarirti le idee. Sei pronto a parlare? Allora ti decidi. Ma povero Leonardo da Vinci, no! Sei pronto a parlare? Così. E adesso parlo io. Grazie, Ezio. Mi dispiace molto. Ormai ho fatto il callo ai loro abusi. E il cadavere? Mettilo dentro, assieme agli altri. Gli altri? Me li procuro? Sì. Per i miei studi. È un po' necrofilo. Secondo me è palesemente necrofilo. Anch'io vorrei poter sollevare corpi così, sapete. Attenzione, incredibile! Vai, mollalo, dai. Visto? Come non fosse mai accaduto? Grazie, Leonardo. Per tutto. Di nulla. E ricorda, se trovi altre di quelle strane pagine, portamele. Se dovessero contenere dei nuovi progetti, adatterò anche la tua lama. Certamente. Ora dovrei davvero tornare da Paola. Porgile i miei omaggi. E 200 fiorini sono... l'asso nella manica. Mamma mia, com'è bella Firenze.